Welcome to Unsolved Mysteries. Benvenuti a Misteri Irrisolti. We are Susanna and Drilona from Resurrection Life Church in Zurich, Switzerland. Siamo Susanna e Drilona da Resurrection Life Church della Svizzera. Today we got a good mystery for you. Oggi abbiamo un bel mistero per voi. How can I not be silenced? Come posso non essere azzittito? How can you not be silenced? Come puoi tu non essere azzittito? That's a very valid and a very important question in our society today. Questa è una domanda molto valida ed importante nella società di oggi. We know that many platforms. Sappiamo che molte piattaforme they censor a lot of articles, a lot of videos, a lot of information that tries to be published. Censurano molti articoli che cercano di essere pubblicati. And the truth is that our world is changing. La verità è che il nostro mondo sta cambiando. Many people, many news agencies don't want the truth to be proclaimed. Molte persone, molti giornalisti non vogliono la verità proclamata. And you can get totally frustrated about that. Questo ti può frustrare. Or you can move to another platform. O magari potresti anche spostarti a una piattaforma maggiore. Where you can speak the truth. Dove tu puoi parlare la verità. There's of course national platforms and other private people that have created their own platforms and are speaking truth and are not censoring things. Ci sono ovviamente piattaforme dove non sono censurate e possono parlare la verità. But the truth is, you and I, we need to move to a higher platform. Ma la verità è che io e te abbiamo bisogno di andare a una piattaforma superiore. There is a platform where nothing that you speak, proclaim or pray about can ever be censored. C'è una piattaforma dove tutto quello che tu parli o dici non è censurata. And you wonder, what platform is that? E magari ti stai domandando di quale piattaforma stai parlando. We'll tell you in just one moment what platform that is. Te lo dirò in un attimo. It's the platform of the Holy Spirit. È la piattaforma dello Spirito Santo. Look 1 Corinthians 14:2. Vediamo 1 Corinzi 14:2. For one who speaks in a tongue does not speak to man but to God, for no one understands, but in his spirit he speaks mysteries. Chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. When you pray in the Holy Spirit, when you pray in your heavenly tongue, quando preghi nello Spirito Santo, nelle lingue del cielo, nobody can censor you. Nessuno ti può censurare. So let's move frequently to that platform. Quindi andiamoci di frequente in quella piattaforma. Pray a lot in the Holy Spirit. Prega tanto nello Spirito. Thanks for watching. Grazie per aver guardato. See you next time. Ci vediamo la